Buongiorno a tutti, sono Chiara Bardoscia, associate dello studio legale tributario Lady Tax End e oggi vi parlerò del regime di tassazione dei dividendi percepiti dalle società semplici, che è stato oggetto di recenti modifiche ad opera dell'articolo 28 del decreto liquidità, il decreto legge numero 23 del 2020. Prima dell'entrata in vigore della legge di bilancio 2018, i dividendi percepiti dalle società semplici ed imputati per trasparenza ai relativi soci concorrevano in misura parziale alla formazione del reddito della società semplice, in base alle regole dettate dall'articolo 47,1 del testo unico delle imposte sui redditi. In particolare, i dividendi formati con utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 concorrevano alla formazione del reddito per il 40% del loro ammontare. Quelli formati con utili prodotti dopo l'esercizio successivo e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 per il 49,72% ed infine i dividendi formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 concorrevano alla formazione della base imponibile in misura pari al 58,14%. Con la legge di bilancio 2018, la legge numero 205 del 2017, è stato modificato l'articolo 27,1 del DPR 600 del 1973 ed è stata prevista l'applicazione generalizzata della ritenuta alla fonte a titolo di imposta nella misura del 26% per tutti i dividendi percepiti dalle persone fisiche al di fuori del regime d'impresa. A fronte di tale estensione è stato abrogato il primo periodo dell'articolo 47,1 del testo unico delle imposte sui redditi. La ritenuta alla fonte nella misura del 26% non era tuttavia applicabile con riferimento ai dividendi percepiti dalle società semplici e tale inapplicabilità, unitamente alle modifiche apportate all'articolo 47, ha determinato un regime particolarmente penalizzante per i dividendi percepiti dalle società semplici, che concorrevano così alla formazione della base imponibile in misura pari al loro intero ammontare e risultavano dunque soggetti ad una doppia imposizione economica. Successivamente, al fine di porre rimedio a tali criticità, è intervenuto l'articolo 32-quater del decreto fiscale, il decreto legge 124 del 2019, in base al quale ai dividendi percepiti dalla società semplice si applica il regime applicabile ai soci che li percepiscono per trasparenza. Pertanto, in base a tale disciplina, per la quota imputabile a società di capitali ed enti commerciali residenti, i dividendi sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95% del loro ammontare. Per la quota imputabile ad imprenditori individuali e società di persone commerciali sono esclusi per il 49,86%, mentre nel caso di socio persona fisica residente, in relazione a partecipazioni non relative all'impresa, trova applicazione la ritenuta a titolo di imposta nella misura del 26%, operata con obbligo di rivalsa dalla società che distribuisce i dividendi sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice. Tuttavia, tale intervento normativo non ha interamente posto rimedio alle criticità derivanti dalle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2018, poiché si applicava con esclusivo riferimento ai soci residenti della società semplice e ai dividendi distribuiti da soggetti residenti. Tali ulteriori criticità sono state superate dal decreto liquidità, il decreto legge numero 23 del 2020, il quale con l'articolo 28 ha esteso il regime di trasparenza introdotto dall'articolo 32-quater ai dividendi distribuiti da soggetti non residenti e ha previsto l'applicabilità della ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 26% ai dividendi imputati per trasparenza ai soci non residenti della società semplice, ritenuta che è ridotta all'1,20% se si tratta di dividendi percepiti da società o enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in uno Stato membro dell'Unione Europea o in uno Stato aderente all'accordo sullo spazio economico europeo. Il decreto liquidità ha lasciato inoltre ferma l'imponibilità integrale per i dividendi provenienti da paesi a fiscalità privilegiata e per i dividendi imputati per trasparenza ad enti non commerciali. Le novità descritte sono applicabili ai dividendi percepiti a partire dal 1 gennaio 2020, mentre in via transitoria le distribuzioni di dividendi formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 e deliberate entro il 31 dicembre 2022, continua ad applicarsi la disciplina precedente alle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2018. Vi ringrazio per l'attenzione e a presto.